grazie a tutti, grazie al Presidente di Fondazione Cade, Professor Guzzetti, che ci onora della sua presenza, grazie al suo eccellenza prefetto che anche lui, devo dire, non ha mai fatto mancare il sostegno e la presenza qui a Cernobbio, lo ringrazio di cuore, al Questore, a tutte le autorità, ecco qua, civili e militari. Sono particolarmente contento questa sera perché arriviamo alla fine di un percorso lungo. Io ho invitato appositamente questa sera i sindaci che mi hanno preceduto in questi anni, grazie a Enrico Leroni che è qui presente, non possono partecipare, sia Simona Salvini che Giulio Isola, che però mi hanno perché salutarlo per la gente che non possono essere qui oggi, perché la storia di Villa Berlusconi è una storia lunga, è una storia che nasce da un periodo particolarmente bello, intenso per Cernobbio, ricco, che ha segnato il paese quando Enrico era sindaco, nasce da quegli anni l'acquisizione della villa, poi è stata per un breve periodo in sede del comune, poi c'è stata l'intuizione di immaginarla come luogo di cultura e di valorizzazione dal punto di vista culturale e turistico del territorio. Poi sono seguiti anni complicati, restauri, la partecipazione a interventi sottostanti dalla comunità europea che ne hanno dato molto importanti dal punto di vista proprio di restauro strutturale, e poi c'è il problema della vita. E abbiamo provato a farlo in questi anni con mostre anche molto importanti, con la collaborazione di realtà del territorio molto significative. Siamo riusciti con, ricordo, vedo i rappresentanti della Fondazione Ratti e ricordo la mostra splendida con la Fondazione Ratti e Giardini di Seta. Abbiamo fatto cose importanti, ma c'era bisogno di fare un passo in più. Immaginare una struttura che fosse stabilmente aperta, una proposta stabile appunto, e questo sogno si realizza oggi grazie a Fondazione Carlo. Grazie a Fondazione Carlo che ci ha supportato non solo dal punto di vista economico fondamentale, ma anche da un punto di vista direi di reazione, di sostegno, di accompagnamento in un progetto che insieme a tanti giovani ha portato a questo progetto che è sì di ristrutturazione architettonica. Oggi voi vedrete, abbiamo fatto dei lavori, avete già visto nel secondo interrato, ce ne sono altri importanti, ma anche dal punto di vista gestionale. La sfida è questa, è coinvolgere tanti giovani per un progetto che cresca. Non a caso vi ho detto Villa Berlusconi è Villa dei Giovani. E richiamo al Liberty, alla rivoluzione industriale, a Davide Berlusconi, alla storia delle tessiture Berlusconi, è il richiamo a un periodo così della storia, che è stato di grande innovazione. La sfida è coniugare l'innovazione dell'inizio del Novecento con l'innovazione di oggi. Non lo si può fare senza i giovani, la collaborazione con Mondo Visione che è partner di questa nostra avventura è fondamentale, e io spero che quindi questo è per noi un punto d'arrivo, ma anche un punto di partenza, come ho scritto oggi un po' più in perché deve essere, si deve trasformare la vita, deve crescere, deve essere un momento di nuovi, sempre nuove iniziative che siano anche in grado in qualche modo di partecipare al suo mantenimento. Comune Cernobbio non spende più soldi oggi di quanto spendeva in passato sul Berlusconi. C'è una differenza. Adesso li spendiamo solo ed è aperta la vita. Questa è la differenza. Anche per scombrare voglio avere l'idea di alcune polemiche senza senso. Quindi sono particolarmente contento. L'ultima cosa che voglio dire è che Villa Berlusconi si inserisce in un compendio importante che è quello di Villa Berlusconi. Un compendio, uno spazio che era un po' sconosciuto ai cernobiesi, diciamo, c'era solo chi veniva da fuori Cernobbio. E adesso è uno spazio vivo, grazie ad Anagramma, alla collaborazione con Polina,
un bar che sono sicuro molti di voi conosceranno, che è più di un bar. È un progetto di crescita, di sostegno al lavoro giovanile, di sostegno anche di inserimento nel lavoro dei ragazzi diversamente abili, è un progetto importante. La scuola, l'altra cosa che tengo in modo particolare, che è l'Istituto Tecnico Superiore per l'Informatica, che è l'altro sogno, perché non abbiamo smesso di sognare. L'altro sogno è quello di poter fare questa scuola un punto di riferimento significativo. È già diventata una scuola che sforna ragazzi bravi, in gamba, che trovano lavoro, e in questo periodo non è facile. E insomma, trasformare da uno slogan alla verità a un fatto concreto, significa che c'è un luogo di questo. Cosa vuol dire? Vuol dire, secondo me, fare cultura, sottilismo, prodotto e diventare una meta sempre più appetibile, ma soprattutto far crescere la cultura e anche la cultura civile. Bene, buonasera a tutti, innanzitutto saluto il nostro sindaco, di Cernobbio, per spiegare telegraficamente perché noi abbiamo dato questo contributo di 480.000 euro per ristrutturare l'ultima parte della villa che consente oggi di essere qui a fare queste inaugurazioni. Tanto per un motivo che si sembra banale, perché avendo noi un bando per il recupero del patrimonio culturale in funzione però dello sviluppo, quindi noi non finanziamo il recupero di questa bellissima villa per la villa in sé, ma se accanto al recupero di questo patrimonio storico, artistico, culturale e quant'altro, è connesso un'iniziativa che dà sviluppo. Quindi abbiamo intravisto il merito, certamente ed esclusivamente, del comune di Cernobbio, perché come ha ben illustrato il sindaco, questa villa viene messa a disposizione attività di carattere culturale, di carattere formativo, museale e tante altre attività che rispondono a questa esigenza. Lui ha fatto anche un cenno molto preciso, specifico e puntuale ai giovani. Questo dei giovani è certamente, accanto alla povertà delle famiglie, alla povertà minorile, un tema di assoluta priorità nel nostro paese, perché quando in un paese la disoccupazione giovanile raggiunge i livelli che ha in Italia, che in alcune regioni del sud supera il 60%, è un paese che non dà futuro ai giovani, ma non dà futuro al paese, questo deve essere molto chiaro. Quindi sono le priorità sulla quale tutti dobbiamo impegnarci. Noi come fondazione stiamo facendo alcune iniziative importanti dal punto di vista dell'occupazione giovanile. Attiveremo nel 2018 il nuovo programma per la formazione dei giovani funzionali a quei posti di lavoro che ci sono nelle nostre aziende manifatturiere, che non vengono coperte perché non ci sono i giovani con quelle qualifiche che oggi in questo momento richiedono. Quindi il richiamo che il sindaco Furgoni ha fatto, che nelle attività di carattere culturale, di carattere museale, nelle attività che qui si svolgeranno, un obiettivo importante, assolutamente primario, quello del, da un lato, coinvolgere i giovani, avere i giovani partecipi a questa iniziativa, ma anche quello importante quanto riguarda questa attività di formazione professionale, avere come assoluta priorità dare lavoro ai giovani. Se diamo lavoro ai giovani, a loro consentiamo un futuro, ma consentiamo soprattutto un futuro al paese. Vi ringrazio di questa partecipazione molto onerosa e qualificata, e auguriamo un buon futuro alla villa Bernasconi destinata a queste attività che sono state fatte. Grazie. Io volevo
collegarmi a quello che diceva il Presidente adesso, rispetto all'importanza sempre del manifatturiero, volevo sottolinearlo, scoprendo la villa, passeggiando per la villa lo vedrete, troverete dei ragazzi che vi accompagneranno, vi spiegheranno stanza per stanza il senso, il significato e quello che si porta, e quello che viene spiegato in questa villa. Però voglio approfittare per ricordare la collaborazione con Confartigianato, che è fondamentale, che ci ha consentito di allestire una stanza apposta, e che è l'idea, cioè è quella di dire: non solo pensiamo alla nostra storia, e quindi è molto incentrato sulla storia, quello che dicevo prima, questa villa, ma trasformiamo sul futuro. Cos'è? Mi piacerebbe diventasse un po' la vetrina del manifatturiero di altissima qualità. E secondo me, se più turisti, più persone non riusciamo a portare in un contesto del genere, gli raccontiamo chi siamo, ma soprattutto cosa vogliamo diventare. E quindi è fondamentale la collaborazione delle imprese che ci hanno consentito anche di già adesso di costruire un buon percorso, ma sono convinto che in futuro ancora più. Io ne approfittavo per leggere adesso. Allora, volevo solo leggere rapidissimamente un messaggio che Sua Eccellenza il Vescovo mi ha indirizzato, e mi sembrava giusto condividerlo con voi. Ci dice che ha ricevuto l'invito, ma purtroppo non può essere qui stasera. Ritengo comunque molto prezioso che si salvaguardi il patrimonio artistico e architettonico delle nostre città, ma ancora di più che si promuova l'identificazione dei luoghi deputati alla diffusione e alla realizzazione di eventi culturali e sociali. La promozione dell'umano è la strada maestra per aprirci alla scoperta della radice da cui proveniamo e del senso della nostra esistenza. Sono inoltre grato a quanti, come la Fondazione Carico, si preoccupa di mettere fondi a disposizione della promozione del nostro territorio, della nostra storia, della nostra cultura. Per questo mi è gradito inviarle questo messaggio di saluto e di augurio, insieme invoco la benedizione del Signore sulla vostra opera. L'operazione di recupero, io ho avuto la fortuna di poterla vedere nel corso d'opera. Tutte le iniziative che sono state fatte, ma ancora prima delle iniziative, queste che venivano citate prima dal sindaco, hanno portato a rendere un luogo già bello di per sé un luogo vivibile, che credo che sia l'unico obiettivo che un'amministrazione deve porsi, quindi in cui deve gestire un patrimonio come quello che in questo momento viene rappresentato. La partecipazione dei ragazzi e l'intelligenza, anzi, con la quale questa operazione è stata fatta, credo che sia fondamentale, partendo dall'utilizzo di una parte dei locali laterali alla struttura principale per quanto riguarda la cometa, e quindi delle attività specifiche, quindi la vita dei ragazzi che veniva svolta all'interno di questo. Il passo successivo che c'è stato poi con l'apertura qua della struttura di questo bar fiancheggiante, la struttura stessa, e poi la partenza veramente di grande convinzione nelle attività museali che sono state svolte nel tempo. E adesso questa bellissima sorpresa, perché io mancavo, non la vedevo questa villa da un annetto, e ulteriormente viene rivisitata con questo fantastico intervento che ha fatto l'amministrazione sempre con la cura di Fondazione Italia. Noi abbiamo nel territorio diversi punti di grande eccellenza, sul Liberty Fiorito cosiddetto abbiamo diversi punti. Uno fondamentale è questo, un altro per esempio è il territorio di Como, la Giosso Pisani, che è anche questo, ha delle caratteristiche architettoniche, di cura dei dettagli, dei particolari, veramente straordinarie. Le cose che devono essere valorizzate evidentemente, perché avere poi la cultura del territorio vuol dire avere la cultura di quello che è contenuto in questo, ancor più se si tratta di un patrimonio di tipo pubblico, come nel caso di questa villa Bernasconi. Per cui l'utilizzo di questo è importantissimo. Mi ricordo che ne parlammo 4 anni fa quando arrivai qua a Como, proprio perché si trattava di una struttura fantastica, ma sicuramente molto poco utilizzata. Tenuta in vita, soltanto tenuta in vita. E questo non è sufficiente. Tenerla in vita vuol dire farla vivere. Farla vivere vuol dire poterla occupare, cioè fare qualche cosa che attenga alla persona umana, non attenga soltanto alla logica della conservazione
della cultura, della architettura, della visione esterna. Allora, per la definizione della casa, perché in fondo questa è una casa. Preghiamo. Tuo Padre, tu hai inviato il tuo Figlio Gesù per mostrarci il tuo amore verso ogni uomo. Molto spesso è entrato nelle case degli uomini, ha frequentato gli ambienti in cui gli uomini si ritrovavano. Chiediamo di benedire questo luogo, perché sia sempre un luogo dove si possa far crescere la fraternità, possono essere educati e possano crescere tanti giovani, e dove si possa promuovere l'arte e aiutare a elevare lo spirito verso te. Tutto questo te lo chiediamo attraverso Cristo, tuo Figlio e il nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Io vi ringrazio, io a questo punto, però, cioè, bene, la cosa vera c'è, questa è la prima. Chiedo di visitare la villa, troverete, come dicevo, dei ragazzi splendidi che hanno fatto l'alternanza scuola-lavoro per prepararsi, hanno sfruttato l'alternanza scuola per prepararsi a raccontarvi Davide Bernasconi, la sua casa e questo museo. Grazie di cuore a tutti, grazie di cuore anche, l'ultima cosa che mi stavo dimenticando ma è fondamentale, a tutti i tecnici e a tutti quelli che hanno reso possibile, professionisti e tecnici che hanno reso possibile l'inaugurazione di oggi, ed è stato un mezzo miracolo, vi assicuro. Grazie a tutti.